Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Exotic Farm Canale. In questo nuovo video andremo a vedere come costruire una nuova plafoniera fai da te. Come la precedente plafoniera costruita, di cui potete trovare il video sia in descrizione che scorrendo nei video precedenti, questa plafoniera sarà a bassissimo costo. Infatti, per quanto riguarda il legno, sarà completamente di riutilizzo, lo stesso vale per i portalampada, i fili elettrici e la presa. Le uniche parti che andremo ad acquistare sono appunto le lampadine che useremo per illuminare la vasca. Il progetto per questa plafoniera è molto semplice, infatti non dovremo fare altro che prendere 5 pezzi di legno, tagliarli a misura, incollarli, dopodiché andare a fare i fori per montare i portalampada, mettere della carta stagnola, cioè carta di alluminio, questo per fare riflettere più luce e quindi sfruttare maggiormente lo spettro emanato della luce, dopodiché andare a collegare i 3 portalampada in parallelo e come ultima cosa andare a montare le lampadine. Detto questo, io vi lascio alle clip della costruzione di questa plafoniera e noi come sempre ci sentiamo alla fine. I'm so
ragazzi, come vedete la plafoniera è venuta bene. Per quanto riguarda l'estetica, a me non interessava molto. Infatti volevo una cosa più economica possibile e allo stesso tempo molto piccola. Infatti ho usato le misure minori che potevo usare. Per quanto riguarda le piante che possiamo coltivare con questo tipo di luce, sono praticamente tutte. Perché io ho usato 33 watt di illuminazione per 30 litri d'acqua, quindi abbiamo oltre un watt litro. Volendo potremmo coltivare anche delle piante rosse, ovviamente se useremo una grossa fertilizzazione e useremo CO2. Per quanto riguarda le altre piante, le potremo coltivare praticamente tutte, dalle classiche Anubias, Microsorum alle Cryptocorine. In questa vasca sono presenti anche della Lemna Minor e della Salvina Natans, che si stanno espandendo moltissimo. Come vi ho già detto, la costruzione è stata completamente gratuita. Le uniche cose comprate ovviamente sono le lampadine, ma quelle sono apposite. Se vi interessa il modello, cercherò di lasciarvelo in descrizione. Comunque sono le Tropical Rider della Wave da 13 watt l'una, più una terza lampadina da 7 watt molto più semplice. Detto questo io ho concluso. Come sempre vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale sia Telegram che YouTube per rimanere sempre aggiornati, condividere il video, commentare qui sotto con delle domande, dei chiarimenti o qualsiasi altra cosa che come detto mi fa sempre piacere. Io vi do appuntamento al prossimo video, come sempre se non ci dovessero essere problemi, mercoledì alle 10, e ciao a tutti.